Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Ci troviamo a Dubai e amore, fai attenzione a non bruciarti con il fuoco. questo video lo intitoliamo Irene datti fuoco. Comunque ragazzi, oggi siamo qui io e Irene per rispondere alle vostre domande che ci fate spessissimo su Instagram. Andrò a leggere io le domande e cercheremo di rispondere esatto. Più o meno una per uno. Adesso. Anche perché io mi sono tolto gli occhiali e non riesco. Che in realtà non li ho neanche io, però tentiamo lo stesso. Allora, prima domanda, com'è vedere Arnold dal vivo? Allora, vedere Arnold dal vivo è stata una bella emozione quest'estate, per chi non lo sapesse, per chi non ci segue su Instagram. Siamo stati io e Irene in vacanza a Los Angeles, ci siamo allenati ogni giorno alla Gold Gym e la mattina spesso si vedeva Arnold che va ad allenarsi proprio appena apre la palestra. Sì. È stato bello. È stato bello. È stato molto bello, più che altro anche parlarci, scambiare qualche parere, qualche piccolo consiglio. Detto da una persona come lui, insomma, cioè è tutto un'emozione unica, perché comunque essere alla Gold Gym, che alla fine è più che una palestra è un museo, stare lì con Arnold, scambiare qualche parolina, è stato veramente bello. Una cosa unica che nella vita penso non si ripeterà mai. Digiuno intermittente, cosa ne pensi per perdere massa grassa? Allora, il digiuno intermittente l'ho provato anch'io qualche volta, non ho mai fatto, diciamo, per me, perché io amo fare colazione la mattina, quindi per me è uno dei pasti più importanti. Il digiuno intermittente è come va inteso a parere mio. La mattina non amo faccio fatica a mangiare e quindi preferisco concentrarmi il resto dei pasti durante la giornata. Ma ciò che fa la differenza, diciamo, nel risultato, quindi se vi fa dimagrire o non vi fa dimagrire, è poi il totale calorico giornaliero. Quindi voi vi potete pure fare il digiuno intermittente, ma se mangiate molte più calorie di quelle che consumate e di quello che il vostro fabbisogno, il digiuno intermittente non serve a niente. E anche come dividete proteine, grassi e carboidrati, esatto. Che quello è fondamentale. Esatto. Dove ti vedi tra 5 e 10 anni? Bella domanda. Allora, ragazzi, considerate, per chi non mi conosce, che io fino a un anno e mezzo fa lavoravo la mattina al mercato con mio padre a vendere frutta e verdura e ho iniziato a farlo all'età di 15 anni. In estate andavo al mercato con mio padre e in inverno andavo a scuola. Questa cosa ha continuato fino a quando non mi sono diplomato e poi ho continuato ad andare la mattina al mercato con mio padre a vendere frutta e verdura e il pomeriggio ho sempre lavorato in palestra più o meno dall'età di 18 anni. Questa cosa è andata avanti fino a quando poi non ho raggiunto i miei sogni, vale a dire aprire una palestra in Italia, che comunque lavoravo il pomeriggio in palestra, nella mia palestra, e la mattina ci lavorava l'altro socio e io la mattina continuavo ad andare al mercato con mio padre fino a un anno e mezzo fa. Un anno e mezzo fa poi ho deciso con Irene di venire a vivere qui a Dubai. Quindi diciamo la mia vita è cambiata totalmente, da lavorare al mercato, a lavorare nelle palestre il pomeriggio, ad aprire una palestra mia e nel frattempo andare al mercato, fare le gare, fare lo strongman, subire un infortunio, iniziare a fare bodybuilding. Così, cioè, ogni anno ho sempre delle novità che mi accadono e che io non mi aspetto. Quindi, diciamo che la nostra vita è abbastanza imprevedibile. È abbastanza imprevedibile. Quindi fra 5-10 anni potremmo essere ovunque. Esatto. Un anno fa, prima di venire a Dubai, e è da 6-7 mesi che siamo a Dubai, avevo appena ristrutturato casa in Italia per andare a convivere con Irene. Dopo un anno di lavori siamo andati a vivere nella nostra nuova casa in Italia. 5 mesi e poi. Dopo 5 mesi abbiamo preso la decisione, per questioni lavorative, di venire a vivere a Dubai. Sì. Quindi, come potete ben capire, c'è sempre qualcosa di nuovo. Delle occasioni impegnanti. Esatto. Sì.
Quindi io sono molto dell'idea che quando passa un treno va preso, quindi io non so se passeranno altri treni, sicuramente cercherò di prenderli tutti. Qui tutti secondo me si aspettavano la risposta con una famiglia felice e tanti bambini. Sicuramente, sicuramente, però magari nel frattempo non si sa cosa succede. Sì. Allora, Coleman o Arnold? Come persona, per quello che ha fatto, come icona, sì, per quello che ha fatto a livello mondiale nel campo del bodybuilding, cinema, eccetera, Arnold. Come atleta sul palco, Coleman, perché penso che per le sue dimensioni, qualità muscolare, forza, sì, rabbia che metteva negli allenamenti, secondo me non ci sarà nessuno che può imitare Coleman per quello che ha fatto a livello da atleta, sì, anche per, sì, le prestazioni che aveva in allenamento, sì, incredibile. Sì. Poi bisogna vedere come uno la vede. Cioè, per esempio, il fisico di Arnold, a me, a gusto mio personale, come uomo, ovviamente mi piace molto di più rispetto a Coleman. Cioè, a livello atletico, invece, non regge il confronto. Esatto. Bisogna vedere un attimo uno come la interpreta la domanda. Ecco. È un po' come un Chris Bumstead, che ha un bellissimo fisico, che ha un bellissimo fisico, però se prima di Ronnie Coleman era un mostro. Esatto. Quanto cardio fare in definizione? E un'altra ragazza chiede anche quando inserirlo. Allora, il discorso cardio va valutato, nel senso, non per forza dovete fare cardio, anche se a prescindere dalla fase in cui uno è, quindi che sia definizione o massa o ricomposizione corporea, eccetera, io comunque, e credo anche a Marco, un minimo di cardio settimanale lo consigliamo sempre, magari una o due sedute, ma solo ed esclusivamente per mantenere un ottimo apparato cardiocircolatorio, perché comunque serve anche a questo, va soltanto associato al discorso del dimagrimento, ma fa anche bene comunque fare delle attività cardiovascolari, e anche per mantenere un'ottima sensibilità insulinica, quindi per esempio in massa. In definizione, quanto farne? Dipende, ci sono persone che magari non hanno bisogno di farlo, ci sono persone che hanno bisogno di farne invece qualche seduta in più, quindi questo va visto un attimo in base innanzitutto al programma che state seguendo, innanzitutto in base alla persona, quindi è soggettivo e è personalizzato. Quando farlo? Se l'obiettivo è quello di migliorare a livello estetico e quindi non di incrementare, diciamo, la performance, come per esempio nella corsa, come un maratoneta, sicuramente è consigliato farlo o dopo la seduta di allenamento con i pesi, oppure la mattina per esempio, o in un altro momento della giornata, non prima dell'allenamento con i pesi, perché si toglierebbero energie necessarie che invece ci servono per spingere forte con i pesi, appunto. Prendere tanti integratori 5-6 diversi al giorno fa male. Allora ragazzi, partiamo dal presupposto che gli integratori non sono dei farmaci. Nell'ordine di importanza viene la dieta, l'allenamento al primo posto e dopo vengono gli integratori. Quindi gli integratori diventano importanti e fondamentali laddove prima c'è un'alimentazione personalizzata seguita alla lettera, poi si mette degli integratori. Gli integratori servono per massimizzare la dieta e le vostre performance, però ricordatevi che gli integratori non sono dei farmaci, quindi gli unici effetti collaterali che potete avere da un'integrazione magari fatta male, non studiata al tavolino, è andare magari in una fase di grande diarrea. Che poi, questa parentesi, io penso di aver mai sentito nessuno. No, magari ci sono dei ragazzi che prendono più creatina del dovuto pensando di diventare più muscolosi. E le indicazioni sono: i dosaggi sono scritti sul barattolo e andrebbero rispettati. Esatto. Oppure il vostro coach, il vostro nutrizionista, chi vi segue, vi dirà quali sono le dosi consigliate per voi. Poi ci sono le vitamine, l'omega 3, eccetera, che magari quelli sono integratori basilari che prendono anche i sedentari. Esatto. Perché aiutano a rinforzare il sistema immunitario, aiutano a non avere carenze di vitamine, perché comunque oggi frutta, verdura, viene fatta crescere e raccolta, diciamo, acerba, e tutta la frutta e la verdura, diciamo, viene fatta maturare nelle celle frigo. Quindi ci sono tante carenze proprio perché queste
verdure e frutta non vengono fatte maturare sulla pianta, tante carenze dal punto di vista delle vitamine. Quindi diciamo diventa quasi fondamentale integrare con delle vitamine. Poi c'è da dire che gli integratori che cosa sono? Integratori a livello alimentare, quindi vanno a integrare delle carenze che si hanno con l'alimentazione, perché la maggior parte degli integratori contengono sostanze che già si trovano normalmente o all'interno del nostro organismo e che vengono prodotte normalmente dal corpo o che vanno a o che vengono introdotte attraverso l'alimentazione. Non sono farmaci, non è doping, altrimenti non lo acquisterete sui siti di integratori come può essere Yamamoto Nutrition, e quindi non fanno male, ecco, sfatiamo questo mito degli integratori. Certo. A proposito di integratori, ragazzi, vi ricordiamo che da poche settimane abbiamo iniziato una nuova collaborazione con la ditta che riteniamo una delle migliori a livello internazionale, che è appunto Yamamoto Nutrition. Proprio per la qualità dei loro prodotti, che sono tutti super certificati. Vi consigliamo di andare sul sito, potete trovare tranquillamente sul sito vestiti che sono molto comodi per allenarsi, molto belli, integratori e anche alimenti. E ovviamente utilizzate il nostro codice sconto GianIre che vi scriviamo qua sotto, e vi lasciamo anche in descrizione tutti i link dei prodotti che noi preferiamo e che utilizziamo più spesso all'interno delle nostre giornate. Ora passiamo alla domanda che aspettavano un po' tutti. Cosa ne pensi del turchesterone? Ah, ok, ragazzi, mi riempite di messaggi su direct. Che cosa ne pensi del turchesterone? Allora, partiamo dal presupposto che io mai l'ho usato e mai lo userò, perché ritengo che tutti questi integratori o prodotti, perché sinceramente non so neanche come è classificato, se è classificato integratore o pro-ormone, io non lo so, e secondo me vengono, diciamo, progettati dal punto di vista marketing per fare delle vendite e poi hanno semplicemente un effetto placebo. Leggevo recentemente degli studi su internet dove ci sono persone che lo hanno provato e non hanno riscontrato effetti. A livello di un classico integratore, per esempio, può essere il Testorol che si trova sul sito di Yamamoto, sì, che aumenta leggermente la quantità di testosterone, ma però non è considerato a livello di integrazione. Come funziona l'integrazione? Funzionerà quello, però. Perché ci sono molte persone che gli piace avvicinarsi a delle sostanze che sono una via di mezzo fra quelle legali e quelle illegali. Quindi secondo me vengono spronate proprio dal nome del prodotto, perché la parola turchesterone può sembrare la parola testosterone, e quindi quelle persone lì si lasciano ingannare da queste pubblicità ingannevoli. Proprio che fanno parte del marketing per vendere un prodotto. Poi comunque, se qualcuno di voi l'ha provato e dice che funziona eccetera, è tranquillo di lasciarlo scritto nei commenti qui sotto. Com'è per una donna vivere a Dubai? Sul discorso donne e Dubai c'è un po' di ignoranza, passatemi il termine. Perché dico questo? Perché tante volte mi è capitato che mi scrivessero magari domande del tipo: ma ci devi mettere il burka, ma devi portare il velo, ma puoi camminare per strada e che ne so, dare la mano al fidanzato, puoi dare un bacio al fidanzato, puoi guidare la macchina. Cioè domande di questo tipo, oppure anche il semplice: non puoi entrare in alcuni uffici o devi vestirti tutta coperta, pantaloni lunghi, non puoi portare gli shorts. Insomma, ne ho sentite di ogni, in realtà niente di questo, anzi mi sento molto più sicura e tranquilla anche a livello proprio di sicurezza della città. Non ho mai avuto problemi sul vestire, mi sono sempre vestita come volevo, leggings, magliette scollate, shorts per fare gli esempi, vestitini,
diciamo sempre lo stesso di tutto, io e Gianmarco andiamo tranquillamente in giro mano per mano, se ci scappa un bacetto ce lo diamo, ovviamente per un minimo di decenza, ma quello sinceramente io non l'ho mai fatto neanche in Italia, non mi mettevo a pomiciare come una disperata sulle panchine. Esatto, qui sono però... molto più educati, esatto, rispetto all'Italia. Forse ecco l'unica differenza a livello di abbigliamento connotato, magari quando si va negli uffici pubblici richiedono un minimo di decenza, cioè di non andarci in canotta e shorts, ma vogliono magari una camicetta e un pantalone lungo, ma io neanche in Italia andrei in banca, per esempio, vestita da mare, ecco, quindi secondo me sta più nessuno lo fa, esatto. Non è che te lo vietano, no. Però sta male farlo. Esatto, poi per il resto mi sento di dire che si vive normalmente, senza nessuna... restrizione rispetto appunto all'Italia. Comunque ragazzi, se volete un video dove Irene ed io vi parliamo più nello specifico di come funziona Dubai, perché la cosa vi incuriosisce, lasciatecelo scritto nei commenti qui sotto, magari se avete anche qualche domanda più specifica e noi magari vi risponderemo, o nel caso possiamo fare anche un video specifico su quell'argomento se vi interessa. Nel frattempo è arrivato anche Ronny, giusto per salutarvi. Abbiamo risposto, io direi, a un bel po' di domande. Sicuramente faremo un altro Q&A se questo qua vi è piaciuto. In quel caso, se ne volete altri, scrivetecelo nei commenti, fatecele le domande a cui vorreste che rispondessimo magari in un prossimo episodio, se così lo possiamo chiamare, di Q&A. Quindi ragazzi, vi ringraziamo per aver visto questo video, speriamo che come sempre vi sia piaciuto e se volete iniziate, se non lo fate già, a seguirci sui nostri profili Instagram che vi lasciamo qua sotto in descrizione, dove volendo potete anche chiederci informazioni per quanto riguarda il nostro lavoro e quindi il servizio di coaching online. Quindi ragazzi, noi vi ringraziamo, anche Ronny vi ringrazia e vi saluta. Ciao! Mi raccomando ragazzi, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, lasciate un like, lasciate un commento e noi vi salutiamo. Ciao ciao!